Alla festa di chiusura della stagione 2008, il Trail Area 51 festeggia con tantissimi amici. Marco La Fontana, presidente, questo bellissimo gruppo di amici. Sì, abbiamo appena concluso la stagione 2008 e come ben vedete il pubblico è tanto, tanti amici, tanti colleghi che ci hanno portato degli ottimi risultati anche questa stagione, tanti piloti che ci hanno lavorato tanto, si sono allenati tanto, tanto sacrificio, però alla fine penso che i risultati hanno pagato. Ecco, abbiamo visto, ci sono tanti piloti, tanti campioni che poi verranno premiati sul palco, non possiamo presentarli tutti ma li vedremo poi nelle premiazioni. Questa è la vostra struttura nuova, che programmi avete adesso per la stagione prossima? Diciamo che per ora non abbiamo grossi programmi, stiamo lavorando per la stagione 2009. Sì, questa è la nuova sede dell'Area 51, la sede logistica dove avremo i nostri mezzi. Vogliamo fare una palestra, vogliamo fare tante cose, tante idee per portare avanti dei piloti, per riuscire ad arrivare ad ottimi livelli anche a livello mondiale. Quindi avete iniziato, Marco, con qualche pedana, qualche tombino, come si suol dire. Avete anche un po' seguito un po' una strada che avevamo iniziato noi qualche anno prima e siete arrivati a livello mondiale, organizzare campionati italiani indoor, eccetera. Qual è il segreto di questo successo? Ma il segreto è semplice, lo vedete qui, lo vedete alle mie spalle, è trovare il gruppo giusto, le persone giuste, è tanta passione, è tanto lavoro sicuramente, però è un gruppo affiatatissimo che alla fine anche quest'anno problemi zero, nessun problema. Cioè qualsiasi cosa che decidi di fare si porta a termine, si lavora e non ci sono mai problemi. Il rapporto con gli sponsor e con la GasGas? Con gli sponsor, ci sono sponsor anche qui presenti che da anni ci aiutano e ci credono in noi. Quando siamo partiti che eravamo in 4 persone, adesso siamo oltre le 40 persone dello staff, quindi ci continuano a sostenere, vuol dire che il nostro lavoro è ottimo. Con GasGas l'anno prossimo abbiamo riconfermato la struttura, come vedete all'esterno ci sono due cami che seguiranno sia il campionato territoriale che tutto il campionato nazionale. E GasGas faremo da punto da riferimento e logistico con i nostri mezzi, quindi riconfermiamo quello che abbiamo fatto quest'anno. Hai preso la patente del camion? Sì, dopo tanti sacrifici sì. Bene, grazie Marco. Questi sono i suoi collaboratori e vorrei un applauso per i nostri amici del motoclub e per tutti quanti. Ciao a tutti. Questo è un piccolo regalo che... Oh, è vero però, Allora, Daniel Postal ha corso quest'anno con noi sia al campionato nazionale, si è distinto per le sue capacità e lo stile di guida. Breva Caritti, come è andata la stagione? Daniele Maurino gareggia nella categoria Senior Expert, quindi la categoria più alta del campionato nazionale. Claudio Vaschetto è praticamente il portacolori di GasGas Italia, perché purtroppo Claudio Favro era impegnato in una gara di enduro, che è l'ultima giusto di campionato enduro, no? Alex Mondo, corso ha vinto la categoria Senior, giusto? Quest'anno praticamente si è dedicato al suo lavoro. Questo è il futuro dell'Area 51 piloti, giusto? Allora, e anche i genitori dei piloti e anche praticamente l'allenatore, no? Come abbiamo detto prima, Alessandro Bauce quest'anno ha rinunciato a fare il campionato nazionale per seguire Matteo Mazzocco. Non vogliamo dimenticare Lorenzo Mattini, che praticamente da poco tempo praticamente viaggia in trial, giusto Lorenzo? Però con ottimi risultati, bella guida, spettacolare. Via!
Vedete la dieta del trialista. La dieta del trialista. Porzione per 6 piloti, aria qua. Sulla prima zona. Sul primo passaggio siamo al secondo, un passaggio decisamente difficile, decisamente di precisione. Bella la livrea della nuova Gas Gas per il pilota piemontese, vediamo che sta facendo, come viene, bello l'equilibrio, comunque è senz'altro da capire, sta stringendo i denti, Daniele Maurino, forza Daniele! Così, così ancora, la ruota posteriore che deve cercare l'angolo di quel cubo per poter salire con tutte e due le ruote e presentarsi preciso al salto. L'applauso per Daniele Maurino!